Allora, c'è una grassa di beneficenza in cui si dà inizio al carnevale, un'ottima partenza. Sì, si parte alla grande. Ringrazio Luca per la collaborazione, perché ha messo a disposizione il suo locale, il Mediterraneo, un bellissimo locale dove faremo tutte le feste di carnevale. Quindi io penso che verrà un bellissimo carnevale, non mancate, mi raccomando, 5, 12 e 19 febbraio, e a tutti gli appuntamenti qui. Vogliamo ricordare come ci si può tesserare? Certo, ci si può tesserare tramite il sito dell'ente carnevalesca. Tesseratevi, perché tesserandosi si aiuta il carnevale, si diventa soci e quindi si può anche partecipare all'organizzazione del carnevale. I'm made of this. Who am I to deserve it? Antonio, lei oggi ha dimostrato che per fare le cose non serve la vista spesso, ma serve il cuore. Ma lo approvo a pieno regime, perché comunque non bisogna vedere per guardare lontano, questo è il mio motto. Basta cucinare con amore, passione e fantasia, che sono gli ingredienti fondamentali per un'ottima cucina. Ma noi qui stiamo oggi a ringraziare noi, tutti i commensali che hanno prestato il loro palato per le nostre specialità, e speriamo che abbiamo trasmesso quello che noi sappiamo fare. A che cosa si imbrinda in questo tavolo? Innanzitutto alla beneficenza, esatto, ecco. Quindi il tema della serata per noi è importante, perciò siamo qui. E poi soprattutto alla futura sposa. Quindi doppio evento si festeggia stasera. Esatto. Ma voi parteciperete al carnevale, siete già pronte per partecipare? Questo è l'inizio di una delle tante serate. Io e lei soprattutto. Allora. Avete già fatto la tessera? Tessera la faremo, sì. La dobbiamo fare ancora, siamo in ritardo forse. Siete di Fano? Sì. Tutti gli anni quindi partecipate, a parte questi 2 anni di Covid, partecipate sempre al carnevale? È un rito, sempre. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Candida.